Ciao a tutti amici di Ghost Hunters Italia, bentornati sul canale. Oggi qui con me c'è Glenn, che già conoscete. Ciao. E invece c'è per la prima volta c'è il nostro amico Diego, che è voluto venire qua a provare appunto l'esperienza insieme a noi. Dove siamo? Siamo tornati nel cimitero abbandonato in cui abbiamo indagato, oddio, un annetto e mezzo, forse qualcosa anche in più, un po' di tempo fa. E è piccolino, se ve lo ricordate, però la scorsa volta qualcosina, anche con la spirit box mi ricordo, mi sembra, avevamo un po' captato. Ecco, vediamo stasera, siamo solo in tre, è mezzanotte, è passato ormai penso, e quindi nulla ragazzi, entriamo, per Glenn e per Diego la prima volta ovviamente in questo luogo, visitiamo il posto e vediamo se abbiamo delle anomalie. Andiamo ragazzi. Ok ragazzi, stiamo per entrare. Permesso. Perché c'è un cuscino qui? Non c'era la scorsa volta il cuscino? Ah no, no, ma non è. Ok ragazzi, allora noi abbiamo a disposizione stasera K2, due K2, uno ce l'ha in mano Glenn e l'altro Diego. Io ho in mano l'RF e la spirit box la useremo dopo. Ovviamente siamo qua con il massimo rispetto per chi è ancora. In realtà non sappiamo se giacciono ancora dei corpi qua sotto. Penso, presumo di sì. Oh, guarda che lasciano ancora i fiori qua. I fiori. Eh sì. Qualcuno viene ancora. I corpi che fanno. Credo di sì. Lo vedi questo? Di sì. Questo qui è un corpo sepolto. È infatti particolare quella cosa lì. È un po' sollevato. Certo, come se l'avessero risumato e rimesso lì. Più probabile la risumazione della piglia rotta. Se non era già rotta l'altra volta. Dovrei riguardare, ma non ne sono sicuro. Fammi luce, Diego. Sì. Ma è anche sbiadita la foto. Sembra una signora comunque. Ah, noi siamo qua per comunicare, se possibile, con magari delle... C'ho un picchetto, Due. Dove? Qua. L'RF è a due. Però è fisso e non mi spiego il perché. Guarda, se vado di qua, torna uno. Se vado di qua, è due. Guarda. 2, 1. Sì. È stata un bacò. Dicevo, noi non siamo qua per disturbare né per mancarvi di rispetto, siamo qua solo per comunicare con voi e per catturare una prova che esistete, che c'è qualcosa dopo la morte. Non siamo qua per fare nulla di male come magari tanta gente fa. Quindi la mia domanda è, c'è qualcuno in questo cimitero ancora? C'è un'anima, qualche anima? Se sì, potete manifestarvi in qualche modo, per favore? Io qua ho dei picchi, raga. Aspetta. L'ha fatto un attimo fa, l'ho visto. Guarda. Sì. Prima era di qua, adesso è di là. Si sposta. C'è qualcosa che si sposta. C'è un segnale che si sposta. Adesso è di là, tre. Urca. Due. C'è qualcuno lì che secondo me, c'è questa sensazione, c'è qualcuno che ci aggira. Si allontana da noi man mano che ci avviciniamo a lui. Guarda, adesso è di là. Si muove. Qua adesso non c'è, è di là. No, sta roba su. Guarda. C'è qualcuno lì davanti? Se sì, puoi avvicinarti un po' e farmi illuminare un po' di più lo strumento. Può anche suonare se lo porti al massimo. Puoi farlo?
Per favore. Non vogliamo farti del male, eh? 3. Ok. Guarda, che ti ho detto? Guarda. Adesso è... La, sì, la, forse la... La. Verso la... Sempre. La. No, no, si sposta. Si è spostato, non c'è più. È andato. È andato. Ma no, era lì. Non c'è più niente. Ah, raga, contate che siamo in mezzo a niente, quindi non ci possono essere interferenze di nessun tipo. Prima c'era un segnale, adesso non c'è più. Sei ancora qua? Eccolo. Si è spostato. Adesso è lì. Fa il giro intorno a noi. Sei qua nell'angolino? Ma che brilla. Puoi avvicinarti un po', per favore? Me lo fai brillare ancora di più? Porti l'arancione? Si è spostato. È lì. È qua. Non c'è la pianta. Puoi avvicinarti, non ti vogliamo fare del male, eh? Possiamo sapere chi sei? Ti va se accendo uno strumento con cui puoi parlare? Io ho appoggiato là lo strumento, se vuoi toccarlo o farlo cadere, puoi farlo, ma ci allontaniamo anche un po'. O farlo illuminare, quello che vuoi. So che per farlo cadere devi metterci un po' più di energia. Puoi fare cadere, se c'è qualcuno può far cadere lo strumento sulla lapide, per favore. C'è qualcuno qua con noi? Chi c'è? C'è una donna? Sì, sì. Come ti chiami? Ma? Mar? Puoi ripetere il tuo nome? Vogliamo sapere il tuo nome della signora di prima. Come se fosse una donna. C'è ancora la signora di prima? Sono qui. Sembrava anche a me. Sì. È un uomo, non è una donna. Diciamo così, quanti siete qua dentro? Quanti siete qua dentro? Dentro il cimitero, quanti siete? Quanti siete in questo cimitero? Io vorrei parlare con la donna. Hai sentito più di una volta la voce di una donna. Come ti chiami? Sono una... Nadia, può essere? Altri fiori, eh? Ah, sì. Però sono finti. Sono finti, però. Potrebbe essere loro un po'. Lì è di finta.
Potete dirci un nome, per favore? Un nome. Madonna, sempre. Guarda. Sembrava anche a me. Guarda. Guarda cosa. Chi è che ha detto guarda? Era un uomo? Come ti chiami? Carlo, può essere? Ti chiami Carlo? Hai capito? Dimmi tu cosa hai capito? No, io niente. Acqua. Acqua. Chi è che ha detto prima? Che, voglio sapere un nome, il nome dell'uomo. Ma c'è un po' di vento? Sì. Ah, ok, perché devo fare che muoversi. Ciao, Maria. Potete manifestarvi in qualche modo? Fate un rumore. Parlare. Parlare. Ho parlare. Sentito parlare. Ho detto parlare? Sì. Noi stiamo parlando, se vuoi che siete un po' timidi. Quanti siete in questo cimitero? Quante anime ci sono? Un numero. 8. Ho capito, 1. 11 può essere. 1. Quanti siete qui dentro? C'è una donna con voi? Dici che era lui. L'hai fatto tu. C'era un ramo. Mi è flashato, Diego. Ho scoccato di non farlo, scusa. Vai. C'è qualche persona sepolta qui, magari una donna, che al nome che comincia per T? T di tombo. Tombola, non tomba. Capito, ti
però non ha senso. Al futuro. Ho capito. Mi sembra di aver capito. Qualcuno per caso ha detto al futuro di voi? Dimmi. Ripetili la domanda di prima. Qualcuno di voi ha detto per caso di guardare al futuro? C'è qualcuno che ha il nome che comincia per T in questo cimitero? T di treno. Oh madonna, che ha detto? Cosa hai sentito tu? Voi dovete andare via. Ho capito. Un uomo. Dobbiamo andare via? Tu per caso sei il prete che è sepolto laggiù in fondo, a capo di tutti? Ma solo io c'ho una sensazione di essere guardato? Io non ho una sensazione. No? No, mi sono girato proprio lo scrupolo. Non si sa mai, c'è una bestia. Incendiamo. Il prete è quello lì in fondo? Il prete è quello là in centro. Nei cimiteri piccolini di paese. Ma il prete viene sempre sepolto. Perché hai chiesto della donna di curiosità. Ah, così? Ho pensato a una lettera, ho detto chiediamo, magari c'è qualcuno che non si vede, perché comunque alcune sono cancellate, quindi. Ma per caso disturbiamo? Parlano ma non si capisce che cacchio dico. Se vi stiamo disturbando potreste farcelo capire in maniera esplicita? Chiedere. Della sera. C'è per caso un bambino con voi? C'era? Ha detto? C'è o c'era un bambino con voi qua? Io ho capito, no, è andato via. Io l'ho sentito anch'io via. Giustamente, però se ci pensi è vero. Perché in un anno è subito. Ma può essere anche subito passato sì, alla luce, tra virgolette. Sono un bambino, esatto. Questo per dire, vabbè, cioè. Non c'è tanto a saperlo purtroppo. Possiamo sapere il nome della donna che ha parlato all'inizio? Fuori. Fuori. E da una donna. Chi è che ci sta dicendo di andare fuori? Ah, dobbiamo andare via? Disturbiamo. Ditelo chiaramente che noi andiamo via, non c'è problema. Ha fatto ciò capire bene. La polizia. Io ho sentito un semipianto. Madonna. Thank you.
riesce a capire. Siccome ragazzi con la spirit box non si riesce a capire quello che dicono, ho pensato di stare in un punto e fare completamente silenzio. Vediamo se si sente qualcosa. Allora ragazzi, siamo completamente al buio. C'è un po', per fortuna c'è il cielo che è un po', essendo un po' nuvoloso, fa luce. Hai dato segnale? Sì. Se c'è qualcuno può rifare quello che ha appena fatto, per favore. Dicevo, siamo completamente al buio e proviamo a fare un po' di silenzio, vediamo se succede qualcosa. Se sentiamo qualcosa. I fiori? Tu hai la terra di morte? Ah va? Cosa ragazzi che avevamo detto anche l'altra volta, che c'è molta pace, quindi anche a livello di sensazioni ci si può mettere una brandina tranquillamente e godersi il rumore della natura. Quindi più pace di così non si può. Sicuramente chi riposa qua ha pace in quel senso. Anche perché più che vandalizzato, non sembra neanche vandalizzato, è più corroso dal tempo come cimitero. Quindi non è vandalizzato. Almeno a parte quella lì che si è spaccata, però comunque non c'è proprio nessuno che ci vuole dare un segnale. Ok ragazzi, direi che possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Una cosa che comunque ci tengo a dire è che sono contento che comunque ci sia questa pace che regna in questo posto qua, perché se lo merita. È un cimitero che è stato dimenticato, purtroppo, però mi fa piacere che comunque qualcuno viene comunque a dare ancora dei doni, ecco, dei fiori alle tombe, perché non ce n'è solo una, non solo quella del bambino, ma anche le altre vedo che hanno ancora dei fiori. E questo è bello, magari anche se non sono parenti, vengono comunque dare omaggio a chi è sepolto. Ancora? Oddio, adesso mi sembra un po' di fiori. I fiori non sono demoniati. Mi sembra demoniati.
Ma però è tipo ventata, adesso non sento già più. Che viene su quando si tira un po' il vento. Comunque ragazzi, noi vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo video, sempre solo qui su Ghost Hunters Italia. Ovviamente se avete sentito qualcosa di strano, scrivete ciò che ho detto nei commenti, come sempre, che siete bravissimi. E nulla ragazzi, alla prossima. Grazie a Glenn e Diego per essere stati qua con me. Ciao. E alla prossima. Buonanotte ragazzi.